Questa è la buona scuola che noi vogliamo costruire, è la scuola fatta di letteratura, di latino, di diritto, ma anche di rock, di cinema e quant'altro. Non essere precisissimo, per questioni anche di tempo, sintetizzare che cos'è il rock o cos'è stato nel tempo che abbiamo, ma noi ci proviamo lo stesso, proponendo un breve ma intensissimo viaggio dentro la storia del rock, e anche il rock ha avuto un momento di inizio che si può abbastanza individuare. Allora, buongiorno a tutti. Facciamo un salto indietro nel tempo di più di 60 anni. Negli anni 50 il consumismo assume un aspetto completamente diverso. Consumare significa poter produrre altri beni, creare altro lavoro, mettere in circolazione energie nuove, e il motore del consumismo sono i ragazzi, perché hanno il denaro da spendere per roba futile, apparentemente inutile. I blue jeans, qualcosa che definisce il mio modo di essere, perché mi vesto come voglio io. La musica, ascolto la musica che voglio io, non quella che vogliono i miei genitori. Cambia le cose, che mette in circolo sentimenti, emozioni e testi diversi, e Bob Dylan. Un'intera generazione americana aspettava loro, aspettava il segnale per potersi risvegliare. Sappiamo che questo è un progetto molto innovativo. In seguito alle vostre esperienze precedenti nelle altre scuole, ritenete che questo progetto sia riuscito ad avvicinare maggiormente i ragazzi alla cultura della musica rock, al messaggio che vuole lasciare e a raggiungere gli obiettivi? Speriamo francamente di sì, cioè noi ce l'abbiamo messa tutta, il nostro obiettivo era quello, cioè riuscire a trasmettere un po' delle cose che noi abbiamo vissuto più che imparato e studiato, che adesso sono parte, come dire, della nostra professione, ma l'esperienza, cioè secondo noi si sa poco di quello che è successo in quegli anni, del senso che la musica può avere ancora oggi, recuperando pezzi di passato, può essere uno strumento per scoprire cose da fare in futuro. Una delle più belle storie del Novecento, insomma, che come diciamo prima, la in chiusura è, tra l'altro, è ancora viva, è ancora lì, insomma, pronta a raccogliere nuove idee, nuovi stimoli che dovrebbero arrivare da voi. Il vostro intento è quello di avvicinare i giovani al rock. Pensate che questo genere musicale sia quello più adatto a coinvolgere i giovani?
Beh, diciamo che lo è stato per tanti anni, quindi potrebbe, ma insomma noi ci siamo più rivolti alle cose del passato. Dovessimo parlare di oggi, non è detto che dobbiamo parlare per forza di rock, dobbiamo parlare di musica. Le musiche oggi sono tante le musiche possibili, quindi se parliamo di musica in generale, sì, assolutamente continua a essere uno strumento fondamentale. Che modo pensate che queste attività possano influire sulle politiche scolastiche, in modo tale che il Ministero possa coinvolgere, diciamo, tutti i giovani verso la cultura rock? Io trovo, come dire, sono un ottimista per natura, quindi non so cosa pensi Gino, ma penso sia ineluttabile. Cioè, prima o poi, come siamo arrivati a studiare, sfortunatamente stiamo parlando di cose contemporanee, per essere onesti, quindi la scuola la contemporaneità la prende con tempi molto lunghi, è difficile studiare già la storia contemporanea, la letteratura contemporanea, insomma si arriva con difficoltà alle cose degli ultimi anni del Novecento, di conseguenza si arriva con difficoltà anche alla musica, però il problema è che la musica tutta viene insegnata poco o comunque non nella maniera giusta nelle scuole. Non pensiamo che sia il flauto dolce, come dire, lo strumento principe per arrivare alla musica al cuore dei ragazzi. Credo che cose come questa, iniziative come questa, possano servire a spiegare che la musica è molto di più e molto meglio. Grazie.